nel nostro divano a salutare i nostri amici il professor Umberto Broccoli, ciao, Emanuele Aureli che ciao, ci diletterà anche oggi con le sue battute. Non allora, me ne volere, sa. Attenzione perché potete trovare anche delle ghiande. Se trovate le ghiande significa che non avete vinto niente. Ma come si chiama? Disegnano 1, 2, 3, 4, 5 linee e si vanno poi a tagliare. Ok? Poi si va a mettere lo scotch tape. Questa è la prima tecnica per piegare le t-shirt, come dice la nostra Patty, almeno. Perché è più leggero dell'acqua nel quale è immerso. Stessa cosa qui. Le nuvole sono pesantissime, ma l'aria nella quale le nuvole sono immerse è ancora più pesante delle nuvole. Guarda, facciamo un caso. Questa è una nuvoletta, la mettiamo all'interno del contenitore pieno di aria ed ecco quello che succede. La nuvola tende a salire, ma perché? Perché la nuvola tende a salire? Semplicemente perché l'aria nella quale è immersa è più pesante della nuvola stessa. Non dobbiamo credere che un gas come l'aria che respiriamo sia leggero. Non è leggero affatto. Se ne prendiamo grandi quantità, come sono i volumi delle nuvole, sono pesantissimi. E la domanda che ci possiamo fare è: ma queste nuvole di che cosa sono fatte? Di che cosa sono fatte? Allora, sappiamo che le piccole, che non riuscivamo a vedere, così come non vengono le vostre bottiglie, queste tre bottiglie, alcune gocce di alcol. Vi prego di agitare la bottiglia perché l'alcol... No, ho chiuso. E adesso spingete forte perché ovviamente gonfiandosi la bottiglia... Sì.